pubblicato un bellissimo reel di cambio look con 4 outfit della nuova collezione Fall Winter di Benetton. Questi sono i look, fatemi sapere sotto il video qual è il vostro preferito, questo è il mio. Tutti i look indossati nel video. Allora, io ho adorato tantissimo questo con il cappotto grigio. Tendenzialmente adoro abbinare beige, grigio e accessori neri. Tra l'altro molto carino anche il cappellino. Poi questo più colorato con dettagli rosa e questo teddy rosa che è fantastico, con scarpe e borsa rosa. Poi abbiamo questo in jeans, mi piace molto la fantasia della giacca abbinata alle righe, e questo jeans che veste da dio a zampa, e poi questa tuta con un fit abbastanza over, tutto bellissimo. Se anche voi volete replicare questi bellissimi look o semplicemente dare un'occhiata a tutta la collezione invernale di Benetton by Andrea Incontri, vi lascio il link. In questi giorni ho cambiato finalmente, direi, perché avevo ancora l'assetto estivo, tipo tutti pazzerelli colorati. Gli orecchini, questi sono decisamente mood natalizio, quindi credo terrò questi, se non piccoli cambiamenti sul primo buco per le settimane che arriveranno. E visto che so, conosco le mie polle e me li chiederete, ho cercato la pagina in cui potete trovare degli orecchini simili ai miei. Tra l'altro possono anche essere un'ottima idea regalare. E io vi giuro che mi viene una voglia pazzesca di farmi altri buchi e riempirmi tutta. Il problema è che si cicatrizzano difficilmente, cioè lentamente, sono lenti come non so cosa cicatrizzare. Infatti quando capita di cambiare orecchini devo sempre disinfettarli, perché sento e vedo che fanno ancora un po' di infezione. E io li ho fatti prima dell'estate, cioè la primavera scorsa, niente, non sono guariti ancora del tutto. Quindi io dico, mi scappa la voglia, quindi chi me lo fa fare altri buchi se ci mettono tipo 3 anni, no, a guarire? No. Ne ho approfittato della mattinata libera per fare 2 o 3 cosette e per fare la valigia mia e quella di Enea, perché faremo una cosa molto carina. Andremo a Ortisei insieme a un gruppo di mamme del nido con i bambini. Sarà il weekend solo mamme e bimbi, e quindi spero di fare una partenza intelligente domani mattina ore 6 prevista, in modo da essere su presto, goderci tutta la giornata fino a domenica sera, tutto il weekend, e sperando che domani mattina alle 6 Enea dorma ancora in macchina per tutto il viaggio. Vedremo. Poi settimana prossima voglio fare l'albero di Natale per qua a casa Bergamo insieme a Enea. Devo capire cosa ho negli scatoloni in garage, quindi devo tirar fuori tutto e capire cosa ho, o se mi manca qualcosa andare a prendere qualcosina, e poi capire quando riesco a organizzare e riusciamo a organizzare con i ragazzi andare ad addobbare la casa in montagna, perché alla fine abbiamo deciso, visto che casa nuova non sarà e non è pronta, di addobbare allora la casa in montagna, credo così proprio bella ricca, ultimo anno. E come avevo anticipato nel mio canale broadcast, quest'anno la vogliamo fare un po' diversa dal solito. Bella ignorante, bella cafonetto. Se vogliamo esagerare e fare una cosa diversa, esageriamo fino alla fine. Quindi vedremo cosa uscirà e capiamo adesso quando riusciamo a salire per decorare il tutto. Sto pensando anche proprio in questi giorni di portarmi avanti con i regali di Natale, quindi prendermi un attimino in anticipo, anche se non ne ho tantissimi da fare in realtà, quindi pensare un attimo prima, andare prima a prendere il tutto. Mi concentrerò, ovviamente ci concentreremo su Enea,
E io e Ricky, niente, ci siamo fatti un regalo, tra l'altro non previsto, perché non era minimamente previsto, ma abbiamo scelto tipo 2-3 settimane fa quando ce l'hanno proposto. Ci faremo appunto, che ve l'avevo forse anticipato sotto un post, ci faremo questo viaggio di 3 giorni a Las Vegas e 3 giorni a New York. Ci hanno proposto pochissimo tempo fa di andare a questa apertura di questo hotel pazzesco a Las Vegas, che fanno l'inaugurazione. Tra l'altro all'inaugurazione canterà concerto privato Justin Timberlake, e io, che amo follemente, ho detto andiamo, facciamo questa pazzia, facciamo questa follia, andiamo. E giusto per non fare 3-4 giorni a Las Vegas, anche perché sì, carina, l'abbiamo già vista forse 2-3 volte, abbiamo detto vabbè, facciamo così, da lì poi andiamo 3 giorni a New York, 3-4 giorni anche a New York, e poi sotto Natale, così è sempre bella. Quindi abbiamo preso voli, prenotato hotel eccetera, tutto all'ultimo, e partiamo appunto fra poche settimane. Non porteremo con noi Enea, perché è più il casino eccetera, dovremmo portare anche una quarta persona che nel caso ce lo tenga appunto quando abbiamo questa serata, ma diventa più un casino altro, e sfruttiamo questa cosa che sta molto volentieri con la nostra famiglia, senza creare nessunissimo problema, anzi, e quindi mi hanno detto ma sì dai, facciamo questo viaggetto solo noi due, e sicuro ci saranno altre occasioni quando sarà un attimino un po' più grandicello. E tra l'altro mi viene da ridere, perché io sono davvero fan e amo tutte le canzoni di Justin, però non mi ricordo con chi ne stavo parlando. Ultimamente però lo stanno un po' prendendo in giro. Justin è un po' tipo anni 90-2000, no? Tipo ha fatto un sacco di canzoni molto famose in quegli anni lì, poi è un po' calato, e stanno uscendo dei meme tipo che confrontano lui appunto negli anni d'oro, in cui ballava benissimo, si muoveva da Dio, e magari le esibizioni di adesso, che è un po' appesantito, un po' con gli anni che passano per tutti, e quindi lo stanno un po' prendendo in giro. Ma comunque io apprezzerò, comunque io sarò felicissima comunque di ascoltarti, Justin, cioè per me sei top comunque.